Salvo questo quesito. Dopo cena con delitto. Con Elisabetta Pontebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli. Quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. Buonasera, buonasera, buonasera per Gerata Giallo. Beh, insomma, abbiamo iniziato con un brano che tutto sommato rispecchia abbastanza questa storia, perché la possiamo classificare in un amore disperato, soprattutto un po' particolare, incompreso. E beh, intanto come sempre Elisabetta Elisabetta Fontebuoni, non mi viene vedere sempre Fonte Viva. Vabbè, uguale, Fontebuoni. Fontebuoni, lo scriverò, esatto, metti grande. Gianluca, Gianluca Corradi. E abbiamo in collegamento, perché le regole del Covid ci mettono a avere, comunque è qui presente con noi, non solo ma soprattutto di voce ed è anche se distante, Simone Metalli. Ciao Simone, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, beh, insomma, stasera questa sera, Carlo, a raccontare, esatto, una vicenda, il 1983, i brani come di consueto saranno tutti assolutamente del 1983. Con Gianluca, che ha cercato di fregarmi perché mi ha dato dei titoli non divagare. Stasera parliamo del caso della Alinovi e do a Elisabetta quindi di raccontare i fatti e partiamo da questa intricata scena del delitto. La scena del delitto intanto tanto intricata non è. Pensavo sì, amore disperato è uno degli ingredienti, ma ce ne sono tantissimi. Allora io adesso vi racconto il fatto nudo e crudo. Come dici giustamente tu, siamo nel 1983 a Bologna, è il 15 giugno, mercoledì. Cosa succede? Succede che in via del Riccio, che tutti sanno è una stradina stretta vicino a via Saragozza, arrivano i vigili del fuoco che sono stati chiamati da Marcello Iori, che in quel momento è un artista emergente, un artista visivo, anche un fumettista, il quale Marcello Iori da due giorni non riesce a trovare la sua amica Francesca Alinovi. La chiama al telefono, suona il campanello, ma lei non risponde, non gli dà risposta. Arrivano quindi i vigili del fuoco e salgono al secondo piano del numero 7 di via del Riccio, entrano dalla finestra che è aperta,
entrano in un piccolo appartamento e quasi subito trovano un corpo, il corpo di una donna steso su un fianco in un salotto. Questa donna è completamente vestita, coperta da due grossi cuscini, soprattutto il viso e la testa. Accertano che è Francesca Linovi, nata a Parma e residente in quell'appartamento. A quel punto chiaramente chiamano la polizia e il medico legale, perché siamo di fronte a un cadavere. Arriva la polizia, arriva il medico legale stabilisce la data della morte, perché evidentemente il corpo è da un po' che è in quella condizione, la data della morte a 3 giorni prima, cioè il 12 giugno, lui dice, in un orario compreso fra il 17 e le 23. E la morte è dovuta, e questo è il dato che si nota subito e eclatante, a una serie di pugnalate, coltellate, ferite d'arma da taglio, tutte però molto piccole e nessuna di esse mortale, tranne una che è stata data inferta al collo della donna e ha reciso la giugulare, quindi la donna è morta per soffocamento. Insomma, diciamo che il numero delle coltellate, Simone, è abbastanza indicativo. Sì, sono 47, insomma. Però diciamo che questa mortale non è neanche tra le prime. Quindi... Sì, però insomma diciamo che i colpi, Simone, sono stati tanti. Come no, 47 infatti è un numero molto, molto... grosso, e a me fa specie, e già un po' introduco il tema, che l'arma del delitto, come diceva Elisabetta, è un po' particolare, nel senso è sicuramente un coltello con una lama non molto spessa, è probabilmente abbastanza largo, e le ipotesi che si fanno largo fondamentalmente sono due: una potrebbe essere un coltellino svizzero o qualcosa del genere, oppure addirittura, in varie ipotesi, si parla addirittura, non so se avete presente, di coltellino da forma, per darvi idea del tipo di lama che può essere. Avete presente quando uno apre il parmigiano? Sì, certo, sì. E se è quel coltellino, no, sì, che ha questa lamina molto strana, ecco, per una dare punta, l'idea... infatti, di esatto, col ferite da punta e da taglio. Esattamente. Quindi... diciamo che ci troviamo di fronte a 47 coltellate, di cui fra le prime troviamo appunto la coltellata mortale. Oltretutto, la coltellata mortale, l'omicidio non avviene immediatamente, perché la Linovi, dalle perizie del medico legale, sembra si sia difesa. Sì, si è difesa, ma soprattutto ha avuto un'agonia di 14 minuti, appunto perché la morte, non essendo queste coltellate, essendo un coltellino molto minuto, la morte è avvenuta per recisione della giugulare e per soffocamento, il tempo di riempire i polmoni, non per soffocamento da parte del sangue dei polmoni. Ecco, quindi in questa situazione troviamo che, mentre all'inizio i vigili del fuoco si ritrovano con una scena del crimine molto ordinata, sembra, ma soprattutto esatto, questa scena del crimine, questo rientrava poi nel lavoro della polizia, non ha neanche tanto sangue in giro, perché in realtà il sangue è stato è finito internamente alla vittima soffocandola, ma poi quando andranno a rimuovere la vittima troveranno un'enorme pozza, sì, sotto, sì, la vittima stessa. Sì, sangue ce n'è, un po' di sangue in quindi giro non, per l'appartamento. Quindi non c'è una scena di una grande colluttazione con tutte queste, esatto, coltellate, ma la scena è molto ordinata, e anche il discorso dei cuscini viene preso appunto come... questo è un conoscente, è qualcuno che teneva la vittima, non è un ladro che è entrato all'interno della abitazione. Sembrerebbe, visto che l'ha coperta probabilmente nel momento in cui lei stava agonizzando. Ma che ha coperto appunto la vittima per non vederne anche l'agonia. Anche perché sulla scena non ci sono dei furti. No, infatti, no, no, e questo no. Esatto, allora, poi rientra poi nel lavoro che farà la polizia dopo il medico. I tempi per non rubare si viene però, non si tanti. Viene però, non vengono trovati però contanti in casa. Quindi questo è un dato che effettivamente lascia qualche dubbio, perché pensiamo non eravamo che siamo ancora in periodo di siamo nell'83, e quindi non trovare nessun tipo di contanti, e soprattutto poi per persone che facevano la vita, che comunque andremo a identificare dopo, facevano comunque Francesca Linovi e i suoi amici, insomma sembra una cosa un po' particolare per gli inquirenti dell'epoca, e potrebbe lasciare
il sospetto che qualcuno abbia comunque sottratto qualche cosa. Beh, allora l'arma del delitto intanto non si trova. Questa è okay. Poi ci sono le coltellate di cui stavamo parlando, sono anche messe date in una maniera particolare, tutte parallele sulla schiena raggiera, ci sono tante cose che se uno il viso non viene toccato e quindi questa è la scena. Le indagini partono subito, la polizia comincia a indagare nell'entourage della Alinovi e dai primi interrogatori viene individuata una persona che è il primo indiziato, principale indiziato, unico indiziato direi, che rimane tale, direi proprio esatto, l'unico cioè, non lo so perché poi non si sa chi è stato interrogato, che cosa hanno detto. Comunque viene individuato Francesco Ciancabilla, che è un ragazzo di 24 anni, e noi allievo ti interrompo della Rinovi, perché sul Ciancabilla noi andiamo okay. Con la pubblicità. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le carte nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero. Ecco qua, 1983, insomma, è l'anno dell'italiano, è l'anno di Toto Cutugno. Beh, questa canzone dà anche molto l'idea di com'era la vita, com'era l'italiano dell'epoca, che va molto in contrasto al modo di vita della Alinovi, ad esempio, e del mondo della Alinovi. Situazione che stiamo raccontando in questo momento è sicuramente un modo diverso di vivere l'Italia, però dà un quadro di quello che sicuramente era un brano. Tra l'altro abbiamo visto 44 milioni di visualizzazioni, forse il più famoso di Toto Cutugno, no? Tornando al nostro delitto, avevamo lasciato la signora Alinovi stesa in un lago di sangue in via del Riccio al numero 7, al secondo piano. E oltre a questi particolari del corpo della vittima, insomma, ci sono anche tanti altri indizi, tanti altri elementi un po' particolari. Simone, quali erano? Sì, allora, ci sono alcune caratteristiche che infatti
saranno molto dibattute, saranno anche molto approfondite, appunto perché si tratterà di un processo che andrà molto nel dettaglio. Le cose particolari, ad esempio, prima citavate i cuscini, e legato ai cuscini c'è anche un po' il tema del fatto che l'omicidio avviene comunque d'estate, quindi con le finestre aperte, dicevamo, i vigili del fuoco entrano dalla finestra, ma nessuno sente urlare, ad esempio, sente rumori di questo omicidio, e quindi anche il discorso dei cuscini potrebbe anche essere che a un certo punto, questa è una delle ipotesi, vengano messi sulla Rinovi che sta morendo, quindi in un certo senso sta facendo ovviamente gorgogli e rumori che possiamo immaginare, e quindi questi cuscini, oltre al fatto di coprire, quindi il discorso legato al fatto che l'omicida probabilmente conosceva la vittima in base a questo aspetto, ecco, servono anche a è un'ipotesi, servono anche a evitare che la Rinovi, morendo, faccia dei rumori con la finestra aperta. Via del Riccio, dicevate prima, una strada molto stretta, quindi anche rimbombante, e quindi ecco, questo è un altro aspetto. Poi ci sono altri dettagli molto importanti, ci sono questi Ray-Ban che vengono trovati senza una lente, sono dei Ray-Ban che Francesca Rinovi usava, lei usava le lenti a contatto, e tra l'altro il problema dei Ray-Ban è che sono di una gradazione diversa rispetto alle lenti a contatto di Francesca Rinovi, ma questi magari sono tutti argomenti che noi mettiamo sul piatto e poi dopo ovviamente vedremo come sono stati risolti. C'è questa famosa scritta, Simone, che questa scritta sembra apparire, scomparire e no, materializzarsi su lo specchio del bagno, poi in realtà si trova sulla finestra del bagno. Prima è scritta con un rossetto e poi sembra scritta con un pennarello. Anche qua c'è sparizione e apparizione, neanche Silvan degli anni d'ora avrebbe potuto fare una cosa del genere. Poi oltretutto Simone, questa scritta compare e scompare anche dal procedimento, cioè proprio non solo a un certo punto la si trova sullo specchio e abbiamo scoperto poi che fu scritta da un artista amico della Rinovi, ma poi quest'altra invece a pennarello è visibile a chi arriverà sulla scena del crimine, compare nel primo dibattimento, scompare nel secondo. Ecco, volevo dire volevo dire che all'epoca il Ray-Ban, l'occhiale Ray-Ban, era uno status symbol, cioè quindi veniva molto utilizzato, c'era anche chi ne aveva 30 paia, cioè nel senso, quindi non è una cosa, adesso da noi potrebbe essere una cosa particolare, in realtà era un oggetto molto utilizzato. E quindi ci può stare che fosse anche lì che l'avesse utilizzato anche lei e che l'avessero portato degli altri, cioè non... No, ma infatti sì, è curioso che non sia la gradazione della Rinovi. Di solito il Ray-Ban era un occhiale che veniva usato solo per il sole, per sì, occhiali, no, da però sole, erano da, però vista, questi erano graduati, erano graduati. Non si sa se erano suoi, sì, o se erano, ma sicuramente non erano un altro, suoi, visto che la notte prima avevano dormito da lei degli amici, quindi potevano essere, diciamo, passavano diverse persone, essendo lei un artista, una critica d'arte, una intellettuale molto in vista negli ambienti intellettuali di Bologna. Sì, ok. Comunque, fatto sta che il primo che viene identificato e anche lui. Ah, sì, eravamo rimasti lì. È appunto il Francesco Ciancabilla. Non è a Bologna. Nel frattempo ha preso un treno ed è andato a Pescara. A Pescara, dove abitavano i suoi genitori. A Pescara viene contattato dalle forze dell'ordine, lo pregano di recarsi in questura e per fare delle chiacchiere a proposito appunto della morte di questa sua conoscenza. La cosa che mi incuriosisce è che subito la sera stessa, il corpo di Rinovi viene trovato alle 18:30, alle 21 Ciancabilla è già in questura denudato, perché devono controllare se ha dei segni di lotta, perché se è stato lui, lei avrà in qualche modo reagito, quindi è una cosa velocissima, e in mezzo ci sono degli interrogatori, cioè delle persone che hanno fatto il suo nome.
Quindi lui lo vanno a prendere a Pescara, vanno ad interrogarlo. Ma la cosa fondamentale che tu hai solo accennato, lui non ha nessun segno di colluttazione. Segno di colluttazione, esatto. E di tagli, di niente. Quindi in questo momento noi abbiamo il nostro maggiore indiziato che non ha neanche dei graffi sul corpo. Eppure abbiamo detto che il Francesca Linovi si difese in quel momento Francesco Ciancabilla diventa l'indiziato numero uno e probabilmente anche l'unico. Questo è uno dei problemi, vero Simone, che poi dopo hanno poi portato anche hanno sviato le indagini di polizia, perché non è stato poi ricercato nessun altro, viene indicato come il colpevole e viene tradotto a Bologna subito, non so se la sera stessa o il giorno dopo, è arrestato quasi subito. Adesso io non so di preciso, non sono riuscita a trovarlo, e diventa l'omicida di Francesca Linovi. Ora prima di introdurre i nostri personaggi, direi che possiamo partire da Francesca Linovi, che è il personaggio probabilmente più discusso di tutto questo omicidio, perché all'epoca Francesca Linovi nell'83 aveva 35 anni. Eh sì, era nata nel 48. E era comunque una donna già adulta, e subito le cronache locali la dipinsero come, insomma, questa persona dedita a stupefacenti, che comunque aveva una vita un po' particolare, che si era invaghita e aveva questa relazione che poi sembra non fosse mai andata sul fisico con questo suo studente. Soprattutto era una critica d'arte ed era una ricercatrice del DAMS di Bologna. Sì, era un'artista, una donna davvero poliedrica. Ed era una persona che in quegli anni ha portato anche in Italia le avanguardie americane dei graffitisti, Keith Haring gli altri artisti dell'epoca. Ma la cosa che ho notato, e probabilmente ditemi se anche voi avete avuto la stessa impressione, leggendo proprio gli articoli dell'epoca e leggendo le testate giornalistiche successive, quando poi Ciancabilla fu arrestato e poi dopo la fuga, cambia completamente la percezione della Linovi rispetto all'opinione pubblica. Mentre prima è questa maga Circe che dedita agli stupefacenti, che irritisce questo ragazzino e che comunque ha questa vita che non viene, ha questi capelli sparati per aria. Sì, le paga un po' il fatto di essere una persona particolare, con un look particolare, con una vita particolare, perché comunque era un artista, viveva nel mondo degli artisti. Lei era forse vista così, ma anche lui, cioè Bologna, era totalmente colpevolista, quindi non è che lui fosse quello che era stato irretito, secondo me. Ma era stato irretito nella vita. All'epoca non credo, adesso non mi ricordo che fosse così colpevolista. In realtà, vabbè, che era entrato in quel meccanismo dei famosi delitti del DAMS, e quindi si stava anche cercando probabilmente un serial killer, che probabilmente non c'è stato. Non mi sembra, io ero all'epoca, che ci fosse uno schieramento. Ecco, noi la scorsa settimana abbiamo parlato di Nigrisoli, quello sì ha diviso la città. Qui, secondo, da che io ho ricordo abbastanza vivo adesso la cronaca, in realtà questo schieramento non c'è mai stato. Allora, io però ho letto che nella prima fase del processo, quando lui poi è stato assolto, sì, sono stati fischi alla sì, sentenza di assoluzione. No, ma sicuramente c'è stato chi era dentro. Si aspettava però, che lui fosse condannato. Su quello sì, però non c'è stato un'opinione no, pubblica. No, questo non credo, no. Così, non come Nigrisoli. Che l'abbia preso, era più il personaggio Linovi che colpiva, perché appunto, come diceva Gianluca prima, era un personaggio noto, era sopra le righe, insomma, era una persona che per l'epoca non era nella norma. No, vogliamo dire lei chi era, cosa faceva. Adesso andiamo in pubblicità e dopo poi la partiamo. Raccontiamo. Andiamo sulla pubblicità. Ok. A Sasso
Lorenzo Marconi, ristorante L'Oasi, da 50 anni specialità di pesce e cucina tradizionale. Giuliano ed Anna vi attendono con pasta fatta in casa, carne, pesce, piatti storici e specialità premiate, come le tagliatelle alla bolognese, riconosciute tra le migliori a Bologna dall'Associazione degli Apostoli della Tagliatella. All'Oasi si valorizzano le proposte per dare valore ai propri ospiti, una garanzia per tutte le occasioni nella cornice di un locale storico con ampio parcheggio, e sono anche hotel. Sono in via Setta 7 a Sasso Marconi, alla rotonda dell'ex casello autostradale, chiuso la domenica sera. Info e prenotazioni 051 84 16 08 e su Facebook L'Oasi Ristorante Hotel Sasso Marconi. Cambiare materasso, ma non voglio spendere un capitale. Vai da Materassi Barone, lo specialista del riposo. Adesso è il momento giusto. Ce ne sono più di 400 tra materassi, reti e letti delle marche più importanti del settore, con sconti fino al 70%. Da Materassi Barone, comprare un Dorelan o un Tempur non è mai stato così conveniente. Ci vado subito. Materassi Barone, dal 1967, fa dormire bene. A Castel San Pietro Terme sulla via Emilia, a Bologna in via Massarenti 71, e in via Toscana 131, a Casalecchio di Reno in via Porrettana 384. Per info 051 94 22 33. Rijeka Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. Taglie forti a Bologna? Il meglio è solo da Iudonne Brugi Shop. Non perdete nuovi arrivi autunno-inverno, donne e uomo, fino alla taglia 80. Vi aspettiamo con tantissime novità. Oltre ai nuovi arrivi Sofia Curvi in esclusiva da Iudonne all'Isalù, tantissime proposte per ogni occasione in tutte le taglie. Una collezione frizzante, bella e colorata. Novità uomo, con la qualità dello stile italiano, con una vestibilità incredibile ed un prezzo senza paragoni fino alla taglia 6XL. E allora vi aspettiamo a Bologna in via 20 Voglie 13, zona ospedale Sant'Orsola, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle ore 13, dalle 15.30 alle 19.30. Parcheggio gratuito in garage adiacente, e per maggiori dettagli 051 34 0893. E se non potete venire a trovarci, www.lavetrinadimarina.it. Iudonne Brugi Shop, qualsiasi taglia abbiate, noi l'abbiamo.
Peter Gabriel, beh, quell'anno lì Peter Gabriel ebbe molto successo, no? Anche a Sanremo con questo brano, e a momenti ci rimase anche secco, ma questo è un altro, lo faremo quando Peter Gabriel prenderà la cittadinanza bolognese e soprattutto diventerà friulano, perché in questo momento è necessario essere friulani. Però andiamo avanti col nostro racconto su la Linovi. Esatto, quindi Elisabetta, chiudiamo il personaggio Francesca, sì, Linovi. Allora volevo definirla nel, dunque lei era assistente di Renato Barilli al DAMS. Barilli insegnava estetica, lei era la sua assistente, quindi era insegnante in questa facoltà che era nata da poco ed era una facoltà un po' particolare, discipline di arte, musica e spettacolo, e oltre a fare questo tipo di lavoro lei come insegnante aveva conosciuto Ciancabilla all'università ed era anche una che si occupava di arte contemporanea, quindi aveva scoperto questo gruppo di pittori che erano gli enfatisti, di cui faceva parte Ciancabilla, era interessata al graffitismo che in quel periodo negli Stati Uniti iniziava ad avere molta importanza, quindi Keith Haring, Basquiat. Ed era una donna davvero poliedrica, con una profondità, una cultura particolare, e anche evidentemente con un senso dell'arte molto spiccato. Sì, era molto brava a scoprire i talenti, era molto gettonata, era, sì, molto quotata come critico. Esatto. Senti Simone, invece Francesco Ciancabilla, il killer a questo punto. Allora, il killer è un ragazzo all'epoca dei fatti di 23 anni, abbiamo già detto che lui è originario di Pescara e quindi viene a Bologna come tantissimi ovviamente per studiare. Il DAMS in quegli anni era, non solo in quegli anni, era l'avanguardia, ecco, con gli studi che proponeva, e quindi era un fortissimo polo di attrazione. E Francesco Ciancabilla, dicevamo, assiste alle lezioni di Francesca Linovi. Potremmo dire che in un certo senso entra nella sua orbita, cioè quindi comincia a conoscerla, a frequentarla. Lei lo sostiene, grande scopritrice di talenti, anticipavamo, e quindi lui in un certo senso trae un vantaggio, ecco, dal fatto che lei lo sostenga, perché comincia a diventare anche abbastanza noto. Tra l'altro ci sono anche delle interviste che ho visto in vari approfondimenti che ho fatto di alcuni suoi colleghi del DAMS, che comunque sottolineano il fatto che Ciancabilla fosse anche comunque dotato, cioè non era semplicemente magari un protetto, protetto della Linovi, esatto, che insomma vedremo si era appunto invaghita di questo ragazzo, ma aveva anche delle doti, insomma aveva anche dei numeri, quindi insomma non è solamente il tra virgolette cocco della Linovi. Francesco Ciancabilla ci porta un tema che è sicuramente interessante, visto in quegli anni, a differenza di quello che insomma, di come si sono evoluti poi i rapporti tra diciamo con questo tema, che Ciancabilla ha una particolarità che viene molto spesso raccontata, che è il fatto, e un po' si anticipava prima, che non si capisca esattamente, o meglio si capisca, il suo orientamento sessuale, nel senso all'epoca lui dichiarava in varie interviste, insomma si trova molta traccia del fatto che lui, quando fosse innamorato di Francesca Linovi, le donasse la sua anima ma non il suo corpo, che è un tema molto diciamo complicato ovviamente da trattare negli anni, all'inizio degli anni Ottanta. Sì, era, infatti Simone, proprio anche dai diari della Linovi salta fuori proprio questo suo stupore. Pensiamo che comunque la Linovi era una donna che viveva già probabilmente avanti nel tempo, e si stupiva del fatto che questo ragazzo fosse sia eterosessuale che omosessuale. Ecco, oggi sembra una banalità dire bi, sì, esatto, la liquidità che ci circonda, insomma, che è comunque passata ed è stata sdoganata ed è capibile, mentre invece all'epoca anche lei non riusciva proprio a comprendere questo atteggiamento del Ciancabilla. E oltretutto Simone,
sembra che non avessero poi in realtà un rapporto fisico, appunto. No, l'avevano avuto, dice lui, racconta anche lui, avevano avuto dei rapporti sessuali all'inizio senza particolare soddisfazione per entrambi, dice Ciancabilla, e dopo era un rapporto, lui dice, era la mia migliore amica. Il fatto è che lei invece era innamorata di lui, e nei diari della Alinovi c'è scritto più volte, lei era proprio innamorata perdutamente, dice lei nei suoi diari. Per cui questa era appunto l'amore disperato di cui si dice all'inizio, una situazione un po' particolare, un po' sbilanciata. Un altro aspetto importante di Francesco Ciancabilla è che è dichiaratamente un tossicodipendente, cioè lui è proprio tra l'altro la sera dell'omicidio, quando lui rientra a Pescara, fa una telefonata da casa di Francesca Inova, una sua amica, e la incontra in stazione a Bologna, e questa sua amica gli dà tra l'altro due dosi di eroina, quindi diciamo è una roba risaputa, e che ha avuto anche questo un ruolo nel dibattimento, comunque nella definizione del personaggio di Francesco Ciancabilla. Sì, anche perché insomma lei era questa mangiatrice di uomini fra virgolette, o comunque donna un po' sopra le righe rispetto all'epoca, e comunque anche lei era in un ambiente, faceva anche dal dibattimento, poi si verrà a sapere che anche la sera prima, se non il giorno stesso, avevano fatto uso di cocaina, quindi già per l'opinione pubblica era davvero un qualche cosa di fuori completamente. E poi dopo lui invece era anche eroinomane, quindi tossicodipendente completo, diciamo, fra virgolette. Sì, diciamo che per l'epoca era una cosa estremamente al di fuori. Erano molto artistici, logica. Insomma, sì. Erano comunque ai primi anni Ottanta, sì, quindi negli anni 70 il problema dell'eroina c'era. Certo, però non era così sdoganato e dichiarato in ambienti che poi tutti potessero pensare è un discorso, ma che diventa in questo caso qui anche un pugno in faccia all'opinione pubblica, perché fino a che veniva in questo caso qui viene portato proprio all'attenzione generale. Se ne parla molto, la cocaina le era stata regalata da degli amici, quindi girava molto in questi ambienti. Forse è questo il tema maggiore che coinvolge l'opinione pubblica, indipendentemente da quello che è il dibattimento, cioè rispetto a quello che noi abbiamo visto la scorsa settimana, cioè Nigrisoli. Nigrisoli entrava anche in un omicidio classico. Questo invece entra in un omicidio, chiamiamolo sociale, cioè non so se rendo. Sì, ma nel poi senso proprio l'ambiente, gli artisti, cioè noi non eravamo pronti, mentre andava bene il divorzio all'italiana degli altri casi, italiano, questo era una situazione un salto completamente notevole, diversa. E io in questo momento però metto la pubblicità. Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle Linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me.
Pari Latino, Bandolero, beh, insomma, all'epoca spopolava questo brano, ma era anche un brano che tutto sommato entra un po' in questo meccanismo dove c'era anche delle novità, anche il Paris Latino, cioè si stava uscendo da un certo periodo anche proprio di vita un po' chiusa, insomma, sempre le classifiche, quindi insomma le vendite in Italia, mentre l'altra volta avevamo avuto solo praticamente brani italiani, qua anche la musica fatta magari da italiani ma cantata in un'altra lingua incomincia a prendere piede, come appunto quegli anni a Bologna, insomma sono degli anni e sono per tutta l'Italia un po' degli anni particolari, perché l'inizio degli anni Ottanta segnano la fine del terrorismo, quello armato, perlomeno di delle parti più guerrigliere, diciamo. E Bologna vede nell'83, proprio un mese dopo la morte di Francesca Alinovi, l'elezione a sindaco di Renzo Imbeni. Io mi ricordo e ci ricorderemo tutti come fu preso questo modenese che veniva a guidare la città di Bologna, e quindi era comunque una cosa particolare anche dopo il regno Zangheri, dopo Zangheri che era durato parecchio. L'anno prima di questo omicidio, quindi eravamo nell'82, ricordiamo che ci fu anche l'agguato al generale Dalla Chiesa, quindi era un'Italia che stava uscendosi dal terrorismo, ma poi si stava catapultando dagli anni di piombo, stava diventando poi la mafia l'elemento numero uno, e eravamo ancora nell'epoca dei rapimenti. Infatti in questo nell'83 ci furono ben due rapimenti in Bologna e provincia. Che cosa si può dire? Dicevamo prima che appunto c'era questa onda che la Alinovi si portava dagli Stati Uniti. Ricordiamo che nel 1981 fu identificata per la prima volta l'AIDS, e l'AIDS portò assieme a questo virus che era la pandemia dell'epoca, oggi ormai pandemia è sulla bocca di tutti e quindi sappiamo tutti perfettamente che cos'era, all'epoca era questa malattia strana che probabilmente ha fatto conoscere anche all'opinione pubblica un certo tipo di ambiente, l'ambiente dei gay. Incomincia a diffondersi questa parola che prima in dialetto bolognese veniva definita in maniere un po' più aspre, ancora, che non si usa più, mentre invece gay è per tutti, è entrato nel vocabolario proprio in quegli anni lì. Ed ecco appunto il gay che ci riconferma la vita di Ciancabilla, insomma, in questo caso. Senti, ma torniamo invece a parlare di che cosa ha fatto per la polizia, perché poi Ciancabilla fu arrestato, è stato detto dalla polizia questo è il nostro uomo. Simone, come ci è arrivato a questa conclusione la polizia? I fatti che noi sappiamo sono che la Alinovi va a prendere Ciancabilla la domenica pomeriggio, dopo pranzo, tra le 2:30 e le 3, insomma, e rimangono nell'appartamento di via Del Riccio. Ovviamente non sappiamo cosa, insomma, si sono detti o cosa esattamente sia successo tra di loro. Ciancabilla dichiara alla polizia di essere rimasto nell'appartamento della Alinovi fino alle 19:30. Alle 20 prende questo famoso treno che dicevamo per Pescara, quindi lui da casa della Alinovi a piedi va in stazione, sì, ci mette insomma un quarto d'ora abbondante. Un altro dettaglio che è particolare è che la Alinovi era solita accompagnare Ciancabilla personalmente sempre in stazione, questo viene messo agli atti, e quindi anche il fatto che lui sia andato da solo quella volta lì è stato un altro di quei particolari o di quei dettagli che insomma hanno insospettito gli inquirenti.
Sì. Quindi lui c'è anche lui la racconta di essere andato a prendere questo treno, di essere arrivato a Pescara, e lui dichiara che quando è uscito di casa Francesca Rinovi era ancora viva. Qui poi entrano insieme entrano in gioco tutta una serie di dettagli che un pochino anticipavamo prima, tra i quali alcuni, ecco, magari non abbiamo ancora citato il famoso orologio, che è questo Rolex che la Rinovi aveva, a proposito di quello che diceva prima Carlo degli status symbol, no? Questo Rolex d'oro che era molto caratteristico, sì, anche oggi. Ma devo dire, scusa Simone, che dei Rolex ce n'erano meno rispetto ai Ray-Ban, ecco, era quello è proprio veramente uno star, poi d'oro voleva dire una cifra piuttosto alta, ecco, quindi una dotazione molto alta, quindi vuol dire che lei aveva anche disponibilità economiche piuttosto ampie, no? Assolutamente, infatti già ancora oggi è uno status simbolo, ma immaginiamoci all'inizio degli anni Ottanta questo tipo di oggetto, che tipo di valore aveva. E tra l'altro, come si diceva prima, relativo agli eventuali furti, è anche un orologio ovviamente che vale moltissimi soldi, quindi tra il fatto che tra le caratteristiche che vengono analizzate, il fatto che venga lasciato al polso della vittima, e ecco, questo particolare risulterà molto importante per le perizie durante il processo. Ma anche perché una volta che gli inquirenti si sono focalizzati su Ciancabilla e lo hanno definito come da sua stessa missione un tossicodipendente, un eroinomane, il fatto che in casa non ci fossero soldi, denaro contante, probabilmente ha pesato a suo sfavore, perché era il classico furto da tossicodipendente che aveva bisogno delle, all'epoca c'erano ancora le lire, quindi la 50.000 lire, la 100.000 per farsi e per comprare gli stupefacenti. Anche se Ciancabilla aveva venduto un quadro il giorno prima, la mostra che gli aveva organizzato la Rinovi, e aveva guadagnato 500.000 lire. Sì, esatto, infatti delle cose lui diceva, in quel momento lui non era bisognoso di soldi, dice lui, chiaramente ce lo racconta lui, diciamo questo, che era più difficile, però come movente, sì, ma era più difficile spacciare un orologio che l'orologio resta al posto, e quindi però questo dimostra che non c'è un furto, cioè il problema, il furto vero chi fa un furto ruba l'orologio. Allora, un furto vero sarebbe, allora, un'altra cosa che viene detta è che Francesca Rinovi era molto guardinga, cioè era sì una persona con un sacco di amicizie, quindi in casa sua girava un sacco di molta gente dell'ambiente artistico bolognese, ma però lei dicono che tutte le volte che andava ad aprire la porta guardava dalla finestra chi era Ma secondo me non c'è discussione sul fatto che fosse una persona che lei conosceva, non ci sono segni di colluttazione, la porta non è sforzata, sì, ma è intatta. Per cui era sicuramente una persona che lei conosceva. Ricordiamo che Via del Riccio è una via piuttosto chiusa e controllabile dall'esterno, strada. Quindi non è difficile, poi se sei in casa, che ti penetri uno esterno, no? Cioè è chiaro che uno che è entrato è perché gli ha dato il tiro, famoso tiro, no? Simone, certo. Tu dai il tiro, Simone. Io do il tiro, e quando a me, ad esempio, la mia compagna è di Rimini, e quindi una delle prime volte che è venuta a Bologna e dicevo di dare il tiro, ovviamente non capiva di cosa stavamo parlando. Già a Rimini non sanno cos'è il tiro. Esatto. È scritto sul pulsante, comunque. Adesso di Ticino fa i pulsanti con la scritta tiro. Oltretutto, ecco, Via del Riccio è anche talmente stretta che appunto fa anche pensare a una casa abbastanza buia, e questa è una delle
degli elementi che poi dopo anche Augias con telefono giallo, il famoso, si misero a indagare possibili orari della sparizione della Linovi. Anche perché non ti dà molto, scusa, spazi per una fuga, eventuale fuga, cioè se uno va a rubare. Sei troppo esperto su questo crimine, certo. Sento che. No, anche perché conosco abbastanza Via del Rizzo, che se uno tenta una fuga. Ma infatti lì sicuramente l'idea che non ci fossero i contanti era un tossico che aveva bisogno di farsi una dose e ha preso su dei contanti ed è andato in stazione per partire. Però secondo me un tossico così non va dentro una casa in Via del Rizzo. No, ma questo tossico la polizia lo identifica con Ciancabilla e questo è il problema. E soprattutto a quel punto lì non va a verificare nessun altro tipo di possibilità. E questo, a parte chiedere degli alibi, e come dice anche il Ciancabilla stesso, ci potevano essere delle altre persone, ma nessuno fece dei nomi, perché oltretutto c'era anche un po' di paura nell'ambiente artistico bolognese che la polizia andasse a ficcare troppo il naso, perché era meglio, si era già trovato il colpevole, quel ragazzo avrebbe comunque pagato e tutti, visto che un po' di droga, qualche cosa ce l'avevano in mezzo, era meglio che la polizia si togliesse dalle scatole il più in fretta possibile. E noi andiamo con la pubblicità. Adesso voi fate divagate perché noi parliamo delle cose. Ecco. Bene, allora Simone, ci sei? Sì, eccomi qua. Allora, questo punto andiamo al volo sul processo, perché alla fine diamo due date giusto per ricordare come eravamo messi. Primo il primo processo si svolge dal 3 di gennaio del 1985 al 31 di gennaio del 1985, in cui Ciancabilla esce assolto per insufficienza di prove. E dopodiché avremo il processo d'appello nel 1986, dove l'appello
stravolge la sentenza, ma invece di 25 anni, come sono richiesti dall'accusa, gli verranno dati 15 anni di carcere più 3 anni di ospedale psichiatrico. E dopodiché, che cosa succede? Prima della sentenza, in dicembre dell'86, Ciancabilla sale sulla sua 500 e prende la latitanza in direzione della Svizzera e non si farà più trovare fino a quando poi, dopo la Cassazione che confermerà i 15 anni, lui terminerà la sua fuga nel 1997, momento in cui verrà arrestato a Madrid con 2 passaporti falsi, ben falsificati, sotto appunto falso nome, e verrà rimandato in Italia per scontare 9 anni, per poi uscire nel 2005 a fine pena. Ecco, io volevo chiedere a Simone, a questo punto, la mossa di fuggire, ecco, che valore, che peso gli dai? Perché fugge se lui si considerava innocente? Allora, questa è sempre una mossa molto complicata da leggere, perché ovviamente ha 2 letture distinte. Allora, da un lato può esserci l'idea che una persona colpevole tenti di fuggire dalle proprie responsabilità, e può essere una lettura assolutamente comprensibile. Dall'altra, Ciancabilla stesso, insomma, dice che in realtà voleva sfuggire dall'ingiustizia, cioè lui, continuando a dichiararsi a tutt'oggi innocente, dichiara che sente arrivare praticamente le maglie della ingiustizia, non della giustizia, su di sé, e quindi decide di darsi alla latitanza, che ovviamente poi è anche una vita particolare, insomma, ci vuole anche un certo stomaco. Dicevamo, passaporti falsi, insomma, c'è anche un certo tipo di correlazioni anche con rapporti con la malvivenza, perché bisogna passaporti falsi trovi per strada. Io non saprei dove farmi i documenti falsi, e questo è il punto numero uno. Però quando probabilmente sei in latitanza incominci a frequentare chi ti aiuta e ti dà una mano a latitare. Ecco, il Ciancabilla prima riesce ad andare in Spagna, dalla Spagna scappa in Brasile, e in Brasile continua a dipingere e a fare mostre. E smetterà proprio di dipingere in Brasile perché viene riconosciuto lo stile da degli italiani che sono a visitare la mostra. Avrà qualcuno che lo finanzia per fare questo, non credo che sia solo perché vendesse quadri. Allora, i lui genitori li ha sempre sentiti, questo sono sempre penso stati sia, in contatto. Sono sempre stati in contatto, molto probabilmente hanno anche provveduto a finanziarlo, immagino. Poi, cioè, era comunque e poi lavorava sì, in Spagna locali. lavorava in un bar. Esatto. Quindi sì, era insegnante di lingue, aveva fatto diversi lavori. Era diventato adulto nella latitanza, insomma, anche perché, come diceva anche i genitori del Ciancabilla stesso, appunto, durante il dibattimento dell'appello si capiva che il dibattimento avrebbe preso la strada della colpevolezza. Sì, lui fugge in questo momento, perché poteva fuggire anche prima. Ma no, perché all'inizio, mentre in primo grado viene preso come prova fondamentale il tossicologico della Linovi, quindi vengono fatti gli esami tossicologici sulla Linovi e viene trovato un composto che è risultante dall'assunzione della digestione, la metabolizzazione della cocaina. Piazzerebbe la morte della Linovi, visto la situazione della digestione, per farla capire meglio, questa digestione piazzerebbe la morte almeno 24-36 ore prima, 36 ore dopo l'assunzione. E l'ultima assunzione vista da tutti quanti sarebbe alle 8
fatto di sera del giorno prima. Dell'11 di giugno, esatto. Del sabato. Oppure, sera, come dice Ciancabilla, al pomeriggio del 12 stesso. Quindi questo aveva spiazzato completamente i giudici e, non trovando prove reali, arma del delitto, non trovando nulla, e avendo questo elemento che confutava la presenza del Ciancabilla nel momento della morte della Linovi, insomma, lo assolsero per mancanza di prove. Mentre invece in appello si incominciò a fare leva sul famoso orologio, e quindi entra in gioco questo orologio, che è una prova molto contraddittoria e di cui Simone sa tutto, perché io mi sono perso fra le lancette dell'orologio. E quindi che cosa succede con questo orologio? Il famoso Rolex d'oro di cui abbiamo parlato prima, che però, cioè, ci identifica delle cose specifiche. Esattamente, allora il Rolex d'oro è, diciamo, probabilmente la prova principe, quella che viene utilizzata maggiormente. Questo Rolex d'oro aveva una particolarità, che si autoricaricava con il movimento del polso, e quindi in base all'orario in cui viene trovato l'orologio fermo, vengono fatti dei calcoli che sono molto complicati da dei periti, e che praticamente dichiarano che dal momento del ritrovamento dell'orologio devono essere sottratte 35 ore, perché la carica dura 35 ore di questo orologio. Quindi, facendo un pochino i conti, si scopre che il conteggio di queste 35 ore che vengono sottratte porta esattamente alle 18:12 di domenica 12 giugno. È un tema che su cui si è dibattuto molto. Tra l'altro, uno dei delle domande che ci ponevamo anche noi, a cui io poi ho trovato risposta approfondendo attraverso un video, è come si faccia a capire negli orologi se fossero le 5:12 o le 17:12. Perché ovviamente sul quadrante segnano la stessa ora. In realtà era un orologio con il datario, quindi guardando, scorrendo in avanti le lancette, se cambia subito data vorrebbe dire che stiamo parlando delle 17:12, se invece fa un altro giro significa che stiamo parlando delle 5:12 di mattina. Però, Simone, quello che dicono poi anche dalle cose che avevamo poi visto sul telefono giallo di Augias dell'epoca, la polizia non fece avanzare le lancette. Ah, si è bloccato. Aiuto. Si è bloccato. Allora, sì, la polizia non fece, esatto. Per cui noi non sappiamo se erano le 5:12 o le 17:12. E la polizia, in più l'orologio aveva fatto dell'altra strada successivamente. Intanto che recuperiamo Simone, sì. Andiamo con l'orario. Vamos a la playa.
allora era il tempo dei Righiera, insomma, questo brano che effettivamente insomma è ancora molto sentito. Questa è la dimostrazione che quell'anno lì, insomma, abbiamo già visto brani che hanno fatto un po' l'epoca. Allora torniamo dall'orologio e torniamo da Simone. Ormai siamo anche noi in dirittura d'arrivo. Adesso ci sei, Simone? Sentite. Eccolo qua. Sì, allora dicevamo dell'orologio, però ci sono dei problemi che vengono trovati su questo orologio, o meglio, quando viene fatta l'autopsia sulla Francesca Rinovi, ovviamente le viene sfilato l'orologio. L'orologio viene consegnato al cognato di Francesca Rinovi, e che si mette l'orologio in tasca e quindi, diciamo, va a casa, insomma, vive insomma, la sua vita nei giorni successivi. E a un certo punto è lui stesso che si accorge che l'orologio, con i movimenti all'interno della tasca, insomma, con una serie con i movimenti che lui ha fatto, gli spostamenti durante le giornate, si è spostato. E quindi in realtà alcuni contestano il fatto che i movimenti successivi al ritrovamento dell'orologio al polso di Francesca Rinovi in realtà abbiano modificato ulteriormente diciamo il punto di partenza da cui fare la perizia. E quindi ci sono alcuni che contestano questa prova, che non è l'unica prova, ce ne sono altre, diciamo, però è un po' la prova principe, verrebbe da dire, in questo dibattimento, in questo giudizio. È la prova principe, ma c'è anche da dire che rispetto, appunto, furono trovate delle macchie di sangue vicino a un interruttore della luce. C'è chi confutava il fatto che alle 6:30, 7 di sera d'estate la luce non sarebbe stata accesa. Noi abbiamo fatto un sopralluogo in via del Riccio questa settimana e, essendo un primo piano in centro a Bologna, è molto probabile che invece la luce fosse accesa continuamente, perché le case sono talmente vicine e la luce che passa in questi vicoli bolognesi è talmente poca che quindi questa era una prova un po', aveva poco senso, diciamo, messa all'interno della situazione. Diciamo però che faceva parte di una serie di indizi concordanti. Faceva parte di una serie di indizi. Certo che queste macchie di sangue che si trovano poi in giro per la casa fanno anche pensare che comunque in qualche maniera l'assassino si sia sporcato. E una cosa che non viene tenuta in considerazione in nessuna maniera durante il dibattimento è il fatto che Ciancabilla, secondo la testimone che lo andò a incontrare in stazione alle 8 di sera, aveva gli stessi vestiti con cui era uscito da casa sua alle 3 del pomeriggio e a mezzogiorno, e questi vestiti non erano sporchi di sangue. Con quei vestiti lui prese il treno. Ecco, uccidi una persona con 47 coltellate, è possibile che non ci sia, sì, considerando che alla fine la persona che ha ucciso Francesca Rinovi era a ridosso del corpo, in ginocchio, e la colpiva in ginocchio. Quindi che lui non si sia sporcato i pantaloni lunghi è strano. Ecco, anche perché appunto durante il dibattimento veniva detto che lui non si era sporcato perché aveva le maniche corte. Però, insomma, le maniche corte con un corpo a terra fanno poca differenza. Sì, ci sono tutti gli indizi concordanti, ma ci sono delle cose strane. Se hai le maniche corte, una persona che si difende, magari un piccolo graffio te lo provoca, insomma, e invece tutte questi elementi non sono mai giunti a nessun tipo di conclusione. Ecco perché, visto che anche l'altra volta abbiamo fatto colpevoli e innocenti, io sono per l'innocenza del Ciancabilla. Ah, però stavolta io invece no, sono colpevolista. Quindi diciamo che oggi sei in minoranza, perché a quanto ne so, non so, Simone, tu come sei? Sì, io sono colpevolista e soprattutto credo che Ciancabilla abbia avuto un grandissimo vantaggio, perché ovviamente ha probabilmente potuto crearsi degli alibi, cioè è intervenuto sul luogo del delitto, ovviamente aveva delle ore di vantaggio. Certo. E quindi credo che parte del motivo per cui ci siano degli aspetti poco chiari sia perché dopo l'omicidio qualcuno
è intervenuto comunque sul luogo dell'omicidio. Però secondo la sentenza lui avrebbe agito in preda agli stupefacenti. Allora una persona in preda agli stupefacenti la vedo difficile io che chiama l'amica alle 7:30 da casa della Linovi, allora, per crearsi un alibi, cioè vedo più un tossico. Sì, diciamo che il tutto è stato fatto in maniera non proprio, diciamo, non dico alla Carlona, ma vabbè, perché no, perché lui era sì forse sotto l'effetto degli stupefacenti, ma è il motivo per cui gli hanno dato l'omicidio preterintenzionale in Cassazione. Però forse no, perché telefona l'amica, si crea l'alibi, si fa portare la dose, insomma, si comporta da persona, sì, però d'accordo, però è quello che è stato detto. Sono innocentissimo. Si comporta da persona che sa quello che fa. Lui neanche davanti all'evidenza direbbe cosa. Allora vorrei chiudere tutte le prove che abbiamo con "You are not alone anyway", okay? Che è quella famosa frase di cui parlavamo prima con Simone, trovata sullo specchio, che riporta un errore che è la mancanza dell'apostrofo fra "you" e la "r". R che potrebbe essere RE, ma in realtà gli americani abbreviavano anche con R per dire R, ok? E soprattutto può avere due significati, cioè può essere un significato di supporto, quindi non sei da sola, non ti preoccupare, ti diamo una mano, siamo con te in questo momento, ma potrebbe anche essere un po' tipo Nightmare, il famoso film, cioè c'è qualcuno che è lì e ti guarda e ti sta osservando, e quindi attenzione, il lupo cattivo è lì dietro e non sei da solo. E questa grafia non è né di Alinovi né di Ciancabiglia. Oltretutto questa frase, giusto per dire che secondo me è sempre innocente, ma non vorrei tenere troppo il microfono, visto che alla mattina due persone che avevano dormito dalla Alinovi hanno usato il bagno, che era molto piccolo, era l'unico bagno della casa, e non hanno visto la scritta sul vetro, e all'arrivo degli inquirenti 3 giorni dopo c'era questa scritta a pennarello sul vetro, ma la grafia non corrispondeva né a quella, secondo i periti sempre del tribunale, né a quella della Linovi, né a quella del Ciancabiglia. Ma secondo noi poteva contraffarla, sì. No, perché invece il perito disse che modo in cui la W era stata scritta segnava il fatto di una scrittura di getto e non di una scrittura. Tu vuoi fare l'Agatha Christie della situazione? Non lo so se sia così complessa. No, non lo so. Beh, noi siamo alla fine. La prossima settimana siamo in dibattito e quindi il dibattito per stiamo verificando i passaporti, e questo è il grosso problema. Vero Simone? Perché c'è un problema di localizzazione del delitto, se qualcuno ce lo vuole preferire, no? Noi possiamo anche lanciare, scegliete, noi eravamo sul caso Murri o caso Pasolini, questo lo diciamo. Sì, ma non puoi scegliere al mercoledì, però bisogna scegliere adesso. No, noi sceglieremo prima. Ecco. Però nel caso qualcuno, noi prendiamo una direzione. Però se qualcuno nel frattempo vuole anche darci un'indicazione. Murri è un bel caso, vero Simone? Assolutamente, che di tangenza abbiamo un pochino già anche incontrato nel caso Negrisoli, però Murri è un signor caso da analizzare. Sì. E Pasolini, c'è qualcuno che dice che con Bologna ci ha passato un sacco di tempo, ha fatto lui. Era friulano, no, e ha vissuto a Bologna. È qui che stiamo controllando i passaporti. Questo il controllo dei passaporti. Era questo il controllo dei passaporti. Sul friulano le diamo un. Simone, intanto ti ringraziamo. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, quindi con un nuovo caso. Gianluca, Elisabetta, insomma, qui a raccontare. Io chiudo con, visto che nell'83 c'era questo brano che ha fatto scalpore, è stato, e che insomma, vita spericolata, più vite spericolate di quelle che mi ha raccontato oggi, credo che non ci sia state. Vasco Rossi, vita spericolata.
maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo bar, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Disco presenta Dopo cena con delitto con Elisabetta Pontebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli. Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.